Ciao Bettes.it, Tarocco, sono le carte usate da chi crede nella chiromanzia. Io ho assistito in diretta a Jodorowsky che faceva i tarocchi a Nicholas Winding Refn. Io sono figlio dei Monty Python e Woody Allen, quindi mi veniva molto da ridere. Non ridete dei tarocchi davanti a Jodorowsky, mi voleva ammazzare perché per lui è una cosa seria e ha tutto senso. Ok, i tarocchi. Tarocco però è anche nel vocabolario della lingua italiana un termine usato per definire qualcosa di falso, qualcosa di falsificato rispetto a un originale. Un orologio tarocco, un film tarocco, un Terence Malick tarocco. Eccolo qua, Knight of Cups è il film tarocco per eccellenza. Lo potete leggere come film tarocco sia in positivo, se vi piacciono i tarocchi, perché il personaggio stesso è un tarocco. Lo potete leggere anche in negativa perché è un film che io ho trovato piuttosto insignificante, come mi è purtroppo capitato anche con Voyage of Time, il bruttissimo, l'orribile, La natura non è mai stata così moscia, documentario sulla natura visto in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e giustamente completamente ignorato da Sam Mendes and Company all'interno del Palmarès. Knight of Cups è diciamo l'ultimo film di Terence Malick che esce in sala in Italia. E Knight of Cups vuol dire fante di coppe. È il personaggio interpretato da Christian Bale, è colui che viaggia, è un personaggio in transizione che anche se lo rovesci non diventa mai particolarmente negativo. È uno un po' così, che non sta né di qua né di là, infatti è in viaggio. E infatti Christian Bale in questo film è costantemente in viaggio, da un'inquadratura estatica all'altra. Con il suo bel completo di Armani, che occhio, non si spiegazza mai, eh? Cioè, mai una volta che un completo di Armani di Bale è in difficoltà, non suda mai, non è mai in difficoltà, ha questo sguardo tra l'estatico e l'idiota stampato in faccia e lo vediamo, e lo vediamo, e lo vediamo camminare. Camminare in mezzo al deserto, Las Vegas, Los Angeles. E poi ci sono le piscine, e poi ci sono i party, e poi c'è la sua casa non ammobiliata dove arrivano dei ladri e gli dicono: certo che non c'è proprio niente a casa. Lui non parla mai, come sempre capita in Terence Malick, c'è cioè un voice over che pontifica su qualsiasi cosa in un modo piuttosto insopportabile. Il problema è che Voyage of Time aveva Cate Blanchett che si rivolgeva alla madre, 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 madre natura, Gaia. Dicendo sostanzialmente scusa per quello che ti abbiamo fatto come esseri umani. Qui c'è Brian Dennehy che è il papà di Christian Bale che dice figlio, figlio, figlio. Quindi passiamo da madre a figlio. E perché c'è anche un po' una storia familiare, però mentre in The Tree of Life la famiglia c'era, era l'infanzia di tutti noi, ripreso dal basso, queste madri gigantesche, questi padri onnipotenti, che meraviglia quel film. E qui rivediamo praticamente la stessa cosa, quindi è un Tree of Life annacquato, è una replica terribile, il peggior approccio al cinema commerciale che ci sia, riproporre una cosa identica, che non è il cinema d'autore, è tutto il contrario del cinema d'autore, e Christian Bale, c'è Brian Dennehy che è suo papà, Wes Bentley è suo fratello, il fratello forse si voleva suicidare, molto litiga sempre col padre, e soprattutto Christian Bale con il suo bel completino di Armani, che vi ripeto, non si sgualcisce mai durante tutto il film, nonostante attraversi città, continenti, è sempre vestito uguale, è sempre identico Christian Bale. Ci sono anche tante donne che compaiono e cominciano a sfilare in modo insopportabile davanti alla telecamera di Malick. Non c'è mai verità, è una posa fotografica dopo l'altra. Io ovviamente non me la prendo con queste meravigliose attrici, perché loro sanno che vogliono apparire belle in questo film. Quindi Imogen Poots, Natalie Portman, Frida Pinto, Teresa Palmer, che era fighissima in Lights Out, Cate Blanchett, appaiono ed è un continuo di faccette a favore di camera in cui sono corrucciate o in cui sono sexy, in cui sono spiritose. Ed è il trionfo della futilità, il trionfo del vuoto, il trionfo del film tarocco. Eccolo qua, Knight of Cups. Secondo me Malick è andato completamente fuori di testa. Questo film l'ha improvvisato. Bale si vede che non sapeva che cosa stava facendo perché vaga con quest'aria completamente imbecille.
ma non lo sapeva, non lo sapevano nemmeno gli attori quello che stavano facendo, tanto che poi li ha richiamati dopo per fare il voice-over a tanti anni di distanza, e lì gli attori hanno capito vagamente che c'era di mezzo una strana storia familiare. Occhio che Bale è una specie di sceneggiatore hollywoodiano, ogni tanto c'ha attorno della gente che gli dice i soldi, te diamo i soldi. My God, film tarocco, Knight of Cups, Terrence Malick, secondo me è andato completamente, è partito completamente. Ciao, Bethesda.